La nuova puntata di Storie Metropolitane oggi ci porta a Castellamonte. Siamo nel studio atelier di Elisa Talentino, un artista tutto tondo che oggi ci ha accolto, per cui la ringrazio. Grazie a voi. Ci ha aperto le porte e ci racconta un po' la sua storia. Nasco come, diciamo, pittrice, se vogliamo, perché ho fatto l'Accademia di Belle Arti e ho scelto la sezione pittura, quindi ho imparato le tecniche accademiche. Poi la vita mi ha portato ad altro, lavoro come illustratrice, quindi la pittura è un mezzo per arrivare all'illustrazione. Sono grafica perché i primi anni di lavoro mi sono concentrata sul graphic design e mi capita di fare animazione, quindi diciamo che sì, abbraccio un po' tutte queste cose. Qual è stato il tuo percorso che ti ha portato fino ad oggi a raggiungere dei grandi risultati? Non c'è in realtà un momento specifico, nel senso che molto banalmente io ho sempre disegnato. Ero una di quelle classiche bambine che venivano sgridate perché non stavo attenta in classe, facevo i disegnini sui quaderni. E, insomma, ero quella a cui i compagni di classe mi disegni il cane, mi disegni. Quindi era una passione di infanzia, diciamo. E poi ho proseguito, ho avuto la fortuna di essere nata e cresciuta a Castellamonte, dove c'era l'allora istituto d'arte, ora liceo artistico, e fin da bambino ho sempre guardato con ammirazione, avendo fatto le scuole elementari a fianco dell'istituto d'arte, questi ragazzi con le cartelline dei disegni sotto braccio che entravano, e quindi era un po' un miraggio, era da grande voglio fare quella cosa lì. I miei mi dicevano, no, guarda che prima devi ancora fare le scuole medie, non vedevo l'ora di poter andare, poter disegnare, poter fare a scuola quello per cui prima mi sgridavano, cioè ora è il mio lavoro, è quello che devo fare a scuola. Poi in realtà non è solo questo, ovviamente ci sono anche fortunatamente altre materie di base, però è nata un po' così spontaneamente. Siamo qui anche perché giovedì 18 maggio inaugura il Salone del Libro, il Salone Internazionale del Libro, un evento importantissimo, e una parte del successo del Salone di quest'anno sicuramente sarà l'illustrazione, la linea guida, perché è tua. Come è nata questa collaborazione con il Salone? Ma sono stata contattata direttamente da loro e loro mi hanno poi spiegato che ogni anno il comitato interno fa delle proposte. Queste proposte vengono raccolte e viene valutato con dei criteri di tecnici, della stabilità dell'immagine, di gusto, di sapore che deve avere l'immagine guida, e funziona, mi hanno detto, un po' a crocette forse, quindi l'elenco degli illustratori che hanno deve rispondere a dei requisiti e alla fine per punteggio si vede ciò che è venuto fuori. Quindi è andato un po' così, mi hanno contattato, mi hanno chiesto se ero disponibile a realizzarlo un po' di mesi prima, abbiamo iniziato mi pare a forse ottobre o novembre dello scorso anno e niente, dopo un incontro con Nicola Lagioia e col comitato ci siamo un po' confrontati su quello che volevamo che uscisse a livello di sensazioni, e ho presentato le prime bozze a matita e ho poi cominciato a fare dei piccoli aggiustamenti su quelle per vedere che direzione potevano prendere, e a quel punto è arrivata poi la parte al di là del messaggio che dovevano avere, del capire i requisiti che ogni singola immagine poteva avere per l'adattabilità e la declinazione sui vari supporti poi cittadini. Attraverso lo specchio non si può non pensare ad Alice, sì, nel Paese delle Meraviglie. Ci sono dei piccoli richiami, non volevamo che fosse totalmente un omaggio ad Alice, perché ci piaceva che partendo di lì si potesse spaziare e che ci si aprisse alla meraviglia in maniera, con un'accezione un po' più estesa. E quindi un piccolo omaggio c'è, per esempio il coniglio, che il bianconiglio che esce da sotto questa gonna prato di una delle due ragazze, oppure c'è una casetta, perché questo vestito può essere letto anche come un grande prato fiorito, e c'è questa casetta molto piccola che è così rappresenta un po' la casa in cui Alice, quando si restringeva e si ingrandiva, poi non riusciva più ad entrare. Certo. Quindi, però insomma, sono solo dei piccoli accenni. Ma nel futuro, nell'immediato futuro, nel futuro più lontano, quali sogni ci sono? Quali progetti?
Ma allora, un progetto proprio dietro l'angolo è una mostra personale a Pechino che ci sarà il mese prossimo. Grazie a un agente con cui collaboro da alcuni anni, avremo insomma una mostra in un museo e in questo momento mi sto dedicando a questo, a finalizzare le tavole, a fare tutti i preparativi. Bene, allora in bocca al lupo per Grazie. tutto.